Assessore regionale alle politiche agricole, dottor Pepe. Oggi un incontro anche per un piano di attuazione per la Marsica davvero importante. Sì, grazie all'attività importante dei GRAL, che sono dei gruppi di azione locale del Piano di Sviluppo Rurale 14-20, oggi diamo l'opportunità alla provincia dell'Aquila di sviluppare tre GAL. Oltre 9 milioni di euro a disposizione di tutta la provincia, e oggi presentiamo questo di Avezzano, un'opportunità importante per il territorio, risorse che si aggiungono al piano di sviluppo rurale. Allora, la firma è stata posta, manca quello che si dice il vil denaro. Ci sono dei tempi per questa attuazione? Sì, ci sono delle misure già aperte all'interno della misura 19 relativa ai GAL, la 19.1, la 19.4, si aprirà a breve la 19.2, quindi si potrà dare risorse importanti soprattutto per sostenere l'animazione nel territorio con progetti importanti, e oggi ci sarà la presentazione ufficiale del piano di sviluppo locale. I GAL, come lei diceva, veramente delle realtà che stanno contribuendo molto. La Regione ha il massimo sostegno per queste realtà? Assolutamente sì, perché sono realtà che nascono e si sviluppano dal basso grazie all'azione importante dei comuni, degli operatori, delle comunità che si organizzano attraverso progetti di qualità e possono dare impulso soprattutto nel settore agricolo. Secondo lei, come obiettivo, cosa ancora di più si potrebbe fare per il massimo dei risultati? Ma innanzitutto dobbiamo promuovere i nostri territori, i nostri prodotti agricoli, e fare in modo che si costruisca un sistema, una rete tra operatori ed enti pubblici affinché i nostri territori possano crescere. Qui siamo nella Marsica, nel cuore dell'agricoltura abruzzese, e il gruppo di azione locale può dare forza e progetti di qualità al territorio e agli enti che la compongono. La ringrazio.